Un grande poeta che, oltre ad essere un grande poeta, è anche un patriota che ha combattuto contro il regime Ceausescu, gli furono spezzate le gambe e sta per essere impiccato. Quando un poeta per lì rossa, nella televisione e nelle radio, chiese per lui, diciamo così, la liberazione, e così fu mandato all'estero in esilio. E ecco, questa poesia che leggerò di lui è Parola di Pelle Rossa per radio, che è il suo ringraziamento a William List Heath Moon, un poeta di Pelle Rossa, che salvò la sua vita. Quindi io non faccio che tradurre il suo testo, in un testo che coinvolge tutta la storia ungherese, che non è mai stata molto aiutata dagli altri popoli. Non ci lasciano gli indiani nei guai, gli altri sì, ma loro non ci lasciano nei guai. Se avessero saputo cosa succedeva nella battaglia di Shegeswar, ma non sapevano cosa succedeva nella battaglia di Shegeswar, sicuramente sarebbero arrivati anche loro. Qualcuno tra noi avrebbe saputo che arrivano anche loro, il generale Brem, arrivano gli indiani, avrebbero detto una mattina. Avrebbero detto attraverso lo stretto di Bering, arrivano i Pelle Rossa, attraverso l'intera Siberia, si aprono la strada fino a noi, ci vengono in aiuto. I signori ufficiali avrebbero così parlato, i loro colbacchi in altro avrebbero gettato, scagliato. William Moon, fratello indiano, neppure la riserva noi abbiamo, molte volte un ghetto, una riserva, se ci fosse ci servirebbe. La tribù si raduna in pasticceria e lungo indugiamo nel bar in pasticceria. Signorina, sia così buona da darci una torta indiana. Così diciamo mentre sotto sotto pensiamo, in verità sotto sotto pensiamo, un bel giorno un drappello di indiani verrà in nostro aiuto, verrà in nostro aiuto aprendosi la strada verso il futuro. Non ci lasciano nessuno nei guai, solo gli indiani. Solo gli indiani non ci lasciano nei guai. E adesso a Fernando. Fernando, a te. Beh, ringrazio intanto, il saluto nel nome del poeta Gezza che mi ha fatto l'amico Khomeini, col quale ho viaggiato per un quarto d'ora senza sapere che era il poeta Khomeini, naturalmente, perché non posso girarmi, ma anche se mi fossi girato, avessi avuto il collo flessibile che mi permetteva il movimento della testa, non l'avrei riconosciuto, perché era la prima volta che lo vedevo. Ed è una cosa simpatica che lui abbia letto questa poesia. Penso anch'io che abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci aiuti, e sì, che se c'è chi può aiutarci è da sperare che arrivino, che passino attraverso lo stretto di Bering questi indiani, perché noi li aspettiamo. Io non so come fossero gli ornamenti di questa tribù, degli indiani ho soltanto informazioni cinematografiche, come la maggior parte di noi. Da Ombre Rosse in poi gli indiani sono lì, che corrono sui cavalli. Di solito sono cattivi, qualche volta, per fortuna, sono anche buoni e ci salvano. Bene, io scrivo poesie, ma come diceva l'amico che mi ha presentato, Cassuti, ho fatto anche altre cose nella vita. Ho fatto il politico, per esempio. E allora è un guaio fare il politico, perché i poeti invidiosi dicono: beh, come poeta non è che valga molto, però è un bravo politico. E viceversa, i tuoi avversari politici dicono: ma figuriamoci,
se può fare il politico uno che scrive versi. Insomma, la situazione è di grande crisi. Io ho tentato un po' di barcarmi in armi, come si capiva dalle cordiali parole di Cassuti, all'interno di questa contraddizione, accresciuta dal fatto che io scrivo in lingue diverse. Per esempio, scrivo in latino. Una delle prime cose che mi ha detto Khomeini è stato che lui ha letto anche le mie poesie latine, il che è abbastanza straordinario, anche perché la gente pensa che io sia un latinista. Io il latino lo so poco, so quello che sanno tutti quelli che hanno letto nella loro vita Orazio, Virgilio, che sono tantissimi. Molti li leggono e poi li abbandonano, ed è un vero peccato, perché c'è sempre qualcosa di imparare, da imparare dalla poesia antica, come scriveva con grande acutezza di critico Ezra Pound, no? Quando diceva: per diventare bravi poeti bisogna aver letto Properzio. Siamo matti, leggere Properzio per diventare grandi poeti. Capisco leggere Eliot, leggere, che so io, Dylan Thomas, volendo, un Dylan Thomas sobrio, perché se non era sobrio, ahimè, non c'era possibilità di avere dei frutti degni di attenzione della sua poesia. Però io non so latino. È la prima volta che ho vinto il premio Amsterdam, famoso per i successi che vi ha riportato Giovanni Pascoli. Mi è arrivata una lettera. Io l'avevo spedito in gennaio, andava spedito entro il 31 gennaio, e avevo dimenticato di aver inviato questo testo a Amsterdam. A giugno mi arriva una lettera scritta nel corsivo tremulo di una persona anziana. Dico adesso ste robe, ma quando le dicevo una volta avevano un colore diverso, perché io non mi mettevo tra gli anziani. Invece adesso ho 80 anni e sono anch'io una persona dal corsivo tremulo. E mi diceva: quid sint la cernule larorum, tra parentesi sapeva anche l'italiano, le piccole lucerne dei gabbiani, chiusa la parentesi, nobis minime constat, non ci risulta. Etiam salva poetica libertate. Perché? Perché io avevo usato laris, casa, come fosse un nome della seconda declinazione. Avevo scritto nun flet larorum, ma larus in latino vuol dire gabbiano. E allora il fatto che piangessero le piccole lucerne dei gabbiani era una cosa che indubbiamente sarebbe piaciuta a Dylan Thomas, ma nel mio caso non si poteva dire in latino che le piccole lucerne dei gabbiani piangono. Anvoluisti, mi ha scritto questo professore dal corsivo tremulo, dicere larum. Infatti volevo dire larum e non la larum. Ora mi è venuto in mente che se avessi fatto una cosa del genere a scuola avrei avuto una croce rossa grande così, con quattro sotto. E invece questo generoso giudice di Amsterdam me l'ha condonata. E mi hanno condonato altre piccole cose basandosi su non so che grazia nativa trovassero nei miei versi, quindi io sono stato grato di questa loro negligenza di professori. Poi, naturalmente, io insegnavo all'università, e all'università la situazione più terribile era quando arrivava lo studente poeta.
il quale ascoltava le lezioni di me, che ero professore di storia della lingua, ma con la cattiva fede, malafede, con la malafede di chi diceva: sentiamo questo qua, cosa ha coraggio di dire della poesia, perché spiegavo poeti. Qui c'è un mio allievo che ha fatto più di un corso nella mia vita di professore e si ricorda che qualcuno di questi suoi compagni è oggi anche un poeta noto e scrive dei versi interessanti, ma naturalmente una delle cose difficili da trovare è la cordialità dei colleghi, cioè trovare dei professori che dicono: che bravo sei, e ti stampano un bacio sulla fronte. Mai successo. Di solito aspettano come se fossero persone che vigilano il tuo passo per quando cadrai nel trabocchetto. Allora, quando io vengo a queste cose e ho della persona davanti, trovo subito, guardando le facce, quelli che hanno la faccia di chi ha già letto qualche poesia di Fernando Bandini. Vedo anche le facce di quelli che non hanno mai letto una poesia di Fernando Bandini. Ora, una delle cose più tristi, molto più di un amore rifiutato, disatteso, eccetera, per un poeta è non essere letti. Allora uno compra il giornale, i giornali che di solito sceglie, e vede che recensiscono tutti. E dice: ma come, questa poetessa qua è la quinta volta in un anno che la recensiscono, perché non parlano anche di me? E di me non parlano. Allora io adesso, per concludere, direi che senza mettermi alla prova, perché farei bella figura, potrei dire chi dei presenti ha letto Fernando Bandini e chi non l'ha letto. E allora, se permettete, credo di avere un po' di tempo, vi leggerei qualche mia poesia.